assolutamente proporre niente di psichiatrico in un manicomio tradizionale. In un ospedale dove i malati sono legati, credo che nessuna terapia di nessun genere, terapia biologica o psicologica, possa dare un giovamento a queste persone che sono costrette in una situazione di sudditanza e di cattività da chi li deve curare. Il mio incontro con Franco Basaglia è stato un momento importante, un incontro importante per la mia vita. Lui stava combattendo per la chiusura dei manicomi quando io ho pensato che, indipendentemente da quello che lui progettava, che fosse molto interessante riuscire a fotografare in un ospedale psichiatrico. E quindi le due cose si sono incontrate. Basaglia, io l'ho visto più che come un medico, un rivoluzionario, un uomo assolutamente geniale, imprevedibile, era capace in un salotto di togliersi calze e scarpe sul tappeto e per provare un paio di calze nuove che gli avevano regalato. Nel suo ospedale psichiatrico a Gorizia, quando ci sono andata la prima volta, ho assistito prima all'assemblea che tutti i giorni tenevano i malati per decidere da farsi e poi l'assemblea che i medici tenevano per discutere dei malati e sul da farsi. E francamente mi sono sembrati più sani i malati che i medici. Ho avuto la sensazione di che gli psichiatri fossero tutti matti. You lock the door, throw away the key, there's someone in my... Ho dimostrato che l'impossibile diventa possibile. 10, 15, 20 anni fa era impensabile che un manicomio potesse essere distrutto. Magari i manicomi torneranno ad essere chiusi e più chiusi di prima, io non lo so. Ma ad ogni modo, noi abbiamo dimostrato che si può assistere la persona folle in un altro modo e la testimonianza è fondamentale. Non credo che il fatto che un'azione riesca a generalizzarsi voglia dire che si è vinto. Il punto importante è un altro, è che ora si sa cosa si può fare. Non saprei assolutamente proporre niente di psichiatrico in un manicomio tradizionale. In un ospedale dove i malati sono legati, credo che nessuna terapia di nessun genere, terapia biologica o psicologica, possa dare un giovamento a queste persone che sono costrette in una situazione di sudditanza e di cattività da chi li deve curare. Ha ha ha.